potersi allenare, di essere presenti a questa gara, ovviamente. Qui abbiamo l'Wisp Bologna con Tavio, Garbellini, Lelli, Zocca, Austranti, Frascari, Corradini e Attinà. Wisp Bologna, che è una squadra già più avvezza invece ad essere presente nelle finali del campionato italiano. L'anno scorso agli invernali in decima posizione, ottimi risultati a livello juniores con una quinta posizione, e intanto vediamo un bel ritmo di esecuzione. Buona anche la sincronia. Primo elemento con coefficiente, c'era una bella rapidità. Molta determinazione da parte di questa squadra. Piccolissime imperfezioni ci sono però. Sì, la sincronia è sempre sincronia e precisione negli angoli, ovviamente è una ricerca esasperata per il nuoto sincronizzato, la ricerca della perfezione, quindi praticamente impossibile. Però quest'anno veramente anche il Covid non è che abbia facilitato il lavoro di queste squadre, quindi è chiaro che siamo un po' più soggetti a non avere, Esatto, esatto. Noi parlavamo prima della telecronaca, del fatto che le componenti della nazionale e di conseguenza i punti di forza di alcuni team sono in ritiro, non sono presenti a Riccione, e quindi quello che di meno buono si potrà andare a vedere, giustamente tu dicevi, è più che altro dovuto alle difficoltà dell'allenamento durante tutto quest'anno, complesso per lo sport tutto e non solo per il nuoto Certo, sincronizzato. assolutamente, tutto il mondo dello sport sta vivendo un momento, come del resto è, un momento molto difficile. Intanto l'ultimo elemento, il quinto, e il salto invece acrobatico, che era il movimento libero che poteva essere eseguito in qualsiasi parte inserito in qualsiasi parte della routine. È il primo doppio salto che vediamo. Sequenza. Bel ritmo anche sull'esecuzione di questa routine, devo dire. Parlavamo delle imprecisioni, delle imperfezioni, quest'anno sicuramente tutto è molto più difficile e ci sono due aspetti da valutare. Il primo sicuramente le difficoltà di allenamento, orari ridottissimi, spazi acqua ridotti, la mancanza della palestra, quindi è chiaro che tutto è stato ridimensionato. Però c'è da dire che i tecnici si sono ingegnati, hanno ottenuto, non dico gli stessi risultati, ma quasi in un minor tempo. Questo forse ci potrà insegnare qualcosa, come ottimizzare i tempi e gli spazi a nostra disposizione. L'altra opportunità che abbiamo visto in questo campionato è che, essendo assente la nazionale maggiore, come appunto avevi anticipato tu, sono scese in campo tantissime atlete giovani e quindi abbiamo potuto ammirare quello che sarà il futuro del sincronizzato italiano, con la presenza di atlete categoria ragazze che già si presentano molto bene, categoria juniores, che qui hanno avuto l'occasione di mettersi in mostra in maniera più importante, perché ovviamente centrare la finale dà una visibilità del tutto diversa. Sono quarte le ragazze dell'Wisp Bologna con 1,6 di ritardo, meglio in meno rispetto a Sincromed Muri Antichi, che è al comando della classifica provvisoria. Al secondo posto abbiamo Sincro Seregno.